Ben trovati a questo aggiornamento del 15 novembre. Siamo in preapertura di contrattazioni settimanali con l'analisi operativa Candle Model sugli indici DAX e FTSE MIB. Vi pregherei prima, come di consueto, di condividere il disclaimer che richiama consapevolezza e responsabilità nell'eventuale valutazione, dunque, delle considerazioni tecniche qui esternate. Iniziamo dal DAX, giusto un piccolo avanzamento ulteriore nel bilancio settimanale dell'indice tedesco, che consegue una seconda chiusura di ottava sopra i 16.000 punti, pur non disponendo al momento di segnale direzionale tattico settimanale utile secondo i nostri modelli, dopo l'uscita dall'indicazione ribassista la settimana prima. Dunque, il quadro tattico settimanale resta in questa fase ancora attendista di nuove evidenze operative direzionali. Mentre invece prosegue attiva l'indicazione strategica rialzista sull'indice tedesco, in cui l'osservazione di fine novembre diverrà a questo punto dirimente per la sua continuità di aspettativa, dunque in verifica della continuità del segnale attualmente attivo di calibro strategico mensile. Passando invece in ricognizione del grafico espresso con candele giornaliere, dunque ricognizione del segnale, comunque della notazione operativa di breve, qui abbiamo visto battaglia tra rialzisti e ribassisti tra i 16.000 e i 16.100 nelle ultime sedute, rilasciando al momento un verdetto positivo rispetto all'indicazione operativa rialzista, coadiuvata da uno stop a 15, 9 e 85 al momento, anche se la situazione si propone essere fluida ancora in questo frangente. E passiamo al FTSE MIB che tira leggermente il fiato, l'indice italiano nella settimana appena archiviata, prima di relativo arretramento dopo 5 settimane consecutive di apprezzamento. Qui siamo in osservazione del grafico espresso con candele settimanali, in cui l'indicazione operativa tattico-settimanale che ne ricaviamo resta a momento rialzista, tale elaborata da venerdì 24 settembre, con una notazione di relativo money management che abbiamo già introdotto la settimana trascorsa. E resta parimenti di avviso operativo rialzista il quadro strategico mensile sul FTSE MIB, notazione operativa ricavata dall'osservazione con la tecnica Candle Model del grafico espresso con candele mensili del FTSE MIB 40. Così come anche la notazione operativa di breve, qui entriamo in ricognizione del quadro espresso con candele giornaliere, annota in questo momento ancora attiva l'indicazione operativa rialzista elaborata tale dai 26.690 punti del 25 ottobre e il cui presidio protettivo è stato due volte avvicinato, anzi tre volte, con l'ultimo avvicinamento esperito la settimana trascorsa, in cui il presidio è stato avvicinato a 27.400 punti, che il livello si è intercettato in questa fase in direzione di debolezza, bene 27.4 archivierebbe il segnale positivo di breve ed aprirebbe ad uno speculare di relativa debolezza, in tal caso dunque verrebbe definita come persa, almeno per il momento, l'indicazione rialzista di calibro giornaliero, posto dunque che il quadro superiore abbiamo appena commentato essere ancora interessato da indicazioni di positività. Bene, questo è tutto per questa settimana. Una buona giornata e settimana a tutti da Giacomo Moglie.